Aspetta che faccio uno spring. Porca schifo. No, bro, ma sono caduto dappertutto. Non sei più abile. Hai perso il talento, bro. Me l'hanno rubato i Monsters. Space Jam. Esatto. Non so se tu riesci a farlo. Ciao a tutti ragazzi, come state? Benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qua assieme a Hyde. E come raga, vedete Sbard non c'è perché c'ha... C'ha abbandonato. Sbard, vieni su, dai. Ah, è lì sotto? Non vuole me. Lasciamolo lì, sto giro. Siamo qua perché quest'oggi andremo a fare... È finito il programma, bro. È finito. Bro, è la fine. È la fine. Non sappiamo più cosa fare delle nostre carriere, è finita la carriera. Io però smetto di fare ogni cosa. No, bro, io chiudo il canale, penso... Ma secondo me ci sta, bro. Sì, mi sta crollando lo studio nel frattempo. Sei caduto? È caduto. Fai vedere a tutti che mi sta crollando lo studio. È crollato un pannello. È crollato un pannello, bene. Aspetta che lo dà in bocca a Sbard. Ok. No, bro, ho detto così è brutto. È l'ultima puntata del programma Voglio Essere Un Mago e andiamo a vedere appunto proprio l'ultima puntata, l'esibizione finale. L'esibizione finale. Come si dice? L'annuncio. Ho detto bene? L'annuncio del vincitore. Del vincitore. La proclamazione. Porca miseria, ogni volta queste parole. Potete trovare ovviamente la prima parte di quest'ultima parte. Quest'ultima. Cioè, è una parte divisa in tre parti. Sì. Quindi la terz'ultima parte, che in realtà è la prima delle ultime tre parti. No. Sul canale di Hyde, la seconda parte delle ultime tre parti sul canale di Sbard. E questa la state già guardando. Esatto, easy. Inizia Paco! Vai Paquito. Paquito baby. Olè. Tra l'altro in live c'era una musica completamente diversa. Sì. E cosa molto importante da dire, ci sono i genitori e in questo caso nonni, parenti di chi si esibisce e c'è il grande Silvan. Oh. E c'è il grande Silvan, c'è il grande raga. A fianco ospite Silvan, sul trono. Che commenterà anche l'esibizione. Esatto. E poi deciderà anche chi te ne invita o chi uccide. Boh, sbranato dai leoni. È Handkerchief. Handkerchief. Ole, si muove. Figo. Figo. Ho detto che si muove. Ole. Cambio di musica. Incredibile. Ole. No, sta roba però è bellissima. Hai ipnotizzato il fazzoletto? Sì. Qua non è più color corretto. È vero. È sbiavdo com'è. Ole, in realtà è una figata. È figo, molto. Questo è uno dei giochi più belli secondo me. Cioè, in scena uno dei miei preferiti di Bogugna si chiama. Molto, molto figo, sì. L'autore. Che figata, bro. Che figo, dai, bellissimo. È bellissimo sta roba. Ora viene la parte più figa, eh. Put in the bottle. Put in the bottle. E ora guarda che figo. Dai, raga. Allora, questo è fighissimo. Cioè, da dentro, bellissimo. E poi. Ole. E torna. Bello, 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 bello. Vediamo il secondo che va in scena. Studio è Daniel. Rubik, l'oggetto rompicapo più famoso e difficile della storia. Cubo di Rubik, bro. Ce l'abbiamo qua, non anche posso, noi. Oh. Non posso che apprezzare. Che figo poi la scenografia. La scenografia con i cuboni giganti. Bello, bello. Ti lancerò questo aeroplanino. Di metallo. Chi lo beccherà in filzi? Chi si infilzerà l'aeroplanino nel cuore? La persona a fianco a quella che morirà. Pensate che esistono oltre 43 quintilioni di combinazioni. Vabbè, quintilioni, nonché miliardi di miliardi. Adesso tenga una mano così. Quella pulita. Dai, però vai avanti. Per poi andarlo a risolvere senza guardare. È incredibile sta roba. Però è un prodigio della scienza. È un prodigio, della scienza, no, della magia. Però assurda sta roba. Però, bellissimo. Oh. Clean. Bellissimo. Bene, poteva finire qua ed era già un miracolo. Allora, bro, adesso detto tra di noi, io te lo mesco un po'. Facciamo un attimo vedere chi comanda. Sì. Tipo così. Tutto tuo. Fallo. Aspetta, però perché così. Così no, fallo, muoviti, dai. Lo fai da tutta la vita. Sono curioso di vedere se anche Hyde ce la fa. Cioè, non ho dubbi, ovviamente. Vuoi una sto benda? Un attimo offendendo. Allora, lo faccio sopra la testa, come lui. Ah, lo fai sopra la... above the head. Sopra il cranio. Ci sei? Dai, un attimo. Vai. Ok. Mi viene da ridere, però aspetta di... Ok, impiegati un po' di più, perché sennò non si vede... esatto, così? Perfetto, così fallo. Sì. Così? Sì. È anche comodo. Vai. Quanti secondi? Anche questo credo che sia un mezzo prodigio. Questo è un prodigio, eh? Sì. Bro, ma cosa dici?
Sei un pazzo. Ma bro! Olè! Che figo! Però lo risolto io. Eh sì. Se fosse qualcun altro a risolverlo. Tipo il nonno di Pacuz? Deve proprio crederci, se no non viene. Ok. Riprovi come prima, lo deve sempre rigirare come prima. Esatto, esatto. Quando vuole, si fermi. Miracolo. Questo lo faccio anch'io. Esatto. Okay. Spettacolo. Sarebbe impossibile se avesse risolto, vero? Al mio 3. Effettivamente è un miracolo. È assurdo, bro. Sto gioco è bellissimo. No, olè! Assurdo. Vediamo cosa fa adesso. Ok? Con scritte su diverse tempistiche. E ogni carta ha un numero. E ogni carta ha un numero di secondi con cui dovrà risolvere i cubi. Andiamo? 34. 34 secondi. Sono pochi, eh. Io non ce la farei. Uno. Via. Madonna. Tra l'altro non li stai risolvendo. Cioè, infatti io dal vivo lì mi ricordo che stavo morendo perché ho detto che cacchio ha fatto. 1, 32, 33, 34. Ma bro. Bro, questo è un impatto mostruoso, sta roba, eh? Sì. Ha sbagliato, tecnicamente ha sbagliato tutto. Non... No, no, è che mi sa che... Non mi sono neanche avvicinato? No, no, bro. No, bro, sono totalmente miscolati, bro. Quando cadiamo, che dobbiamo dimostrare a tutti... Di saperci rialzare, mannaggia voi! Cadi 100 volte e ti rialzi 101. Io non può permettersi di sbagliare. Assurda sta roba. Potranno sembrare quadratini messi a caso. Infatti sì. Vole, sua madre impazzita. Bellissimo, raga. Miracolo. Un prodigio! Perfetto! Cioè, questa esibizione è pazzesca. Tutte le parti perfette, presentazione perfetta, non ho sbagliato una virgola. Esatto. Bravo Dani, niente da dire. Cioè, bravissimo. Ti dirò che sono perplesso, non so darmi una spiegazione, quindi... Grande Silvan, affulato Silvan! Ah, io guardavo tutto lo spettacolo tua mamma. Ti ho notato una cosa, quando tu stavi facendo le cose... È vero. Poi funzionava le E ora va in scena Christian. Ok, il soldo, okay. Sceglie una carta. Tutti hanno delle buste. Io qui ho... Una busta. Una busta. Una busta. Numeri diversi, insomma. Esatto, sì. Poi ce ne sono comunque altri. Ho scelto un numero. 7. 7. Il 7 nel pool, ti chiedo di alzarti in piedi, Mattia. Ok. Hai una carta, giusto lì? Sì. Ti chiedo di tirarla fuori. Ti chiedo Mattia, il 5 di picche. La busta. No, dai. È uguale. C'è soldo a stile anche nella rivelazione da spettatore. Perfetto. Comunque, bello, prima coincidenza. Bello. E ora l'abbiamo preparato noi questo numero, molto alla Eric Jones, se vuoi. Sì. Uno dei numeri molto belli, anche se volete, difficili tecnicamente. Molto, molto, molto difficili. Con le monete, quindi godetevelo. Non c'è niente, monete invisibili. Technicolor beat. Technicolor beat. Tra l'altro credo sia free copyright. Non ancora? Mi mette lì il nulla. Monete invisibili. Boom! La seconda. Che non si vede, ovviamente. No, non l'hanno fatto vedere. Il... Non l'hanno fatto vedere. La terza rimane sempre lì. Qui. Olè. Ma questo è pulitissimo. Sì. Però peccato che non abbiano messo il drop. Il drop di Technicolor cadeva esattamente su... Mi ricordo. La prima. Pulito. Oh. Seconda. Qua ha fatto una roba difficilissima. Difficilissima, ma hanno cambiato inquadratura, infatti. Mi è un po' dispiaciuto. L'ultima. Pulitissimo. Assurdo, cioè, pulizia estrema. Attenzione. Olè! Wow. Il miracolo! Bro, impeccabile, tecnica impeccabile, bro. Impeccabile, hai detto bene, bro. Impeccabile. No, bro, dai, seriamente, no, adesso vero. Non sto scherzando. No, bro, cioè, ha fatto una tecnica della Madonna, bravissimo. Sì, sì. OxyClean Coin Routine di Eric Jones. E ora tocca a Matilde. Grande Mati. Mentalismo. Vediamo. Sceglieremo una città. Arriveremo ad una camera d'hotel. E proprio in quella camera d'hotel troverete un regalo. Da parte ci sta. Tre scelte, praticamente. Scrivete all'interno del bigliettino
il regalo che vorreste ricevere da questo ammiratore segreto. Io ho già previsto tutto quanto, tutto quello che accadrà stasera. Ok. E voglio consegnare lo scrigno con la previsione a Silvan. A grande Silvan! Grande Silvan, gli consiglia lo scrigno. Mi raccomando. Grazie. Dentro. Ora scelgono uno spettatore a caso col mappamondo. E ti lo prenderà. Questa mappa. Okay. Ok. Ti chiedo ora di prendere la penna, fai una piccola X. Quando te la senti? La voglio. Quindi sceglie la destinazione. In Egitto, andiamo in Egitto. Quindi il Cairo. Il Cairo. Nonché è la capitale, no? Dove si allenava sempre con la tuta il faraone Tutankhamon. Dio. Faceva le corsette, bro. Eravamo arrivati fin qua, bro, senza nessuna battuta. Però lui faceva i jogging la mattina mentre gli altri sgobbavano con le pietre enormi per costruire le piramidi. Mentre lui schiava. Due cifre che poi Jack, per favore, tira fuori già. Ok, faccio scrivere due numeri e io dovrò moltiplicarli. Troveremo la camera da d'hotel. Ok. Puoi pure dire ad alta voce. Boomer totale, sembro. 403. Ole, come vi ho detto. Tanto che giacca ho, bro. Secondo me brilli. È bellissimo. Leggi ad alta voce cosa c'è scritto all'interno. Coniglio di cioccolato. Ole, coniglio di cioccolato. Anche io vorrei che mi regalassero un coniglio di cioccolato. Non è male. Mandateci un coniglio di cioccolato. Tutto questo era proprio impossibile. Silvan, può per favore aprire lo scrigno? All'interno ci sono dei biglietti d'aereo, un mazzo di chiavi e un regalo ben speciale. E lei ha detto voce la destinazione. Il Cairo. È proprio assurdo. Il miracolo. Bello. Boom, si legge bene. Ora prenda per favore le chiavi della stanza. Suspense. Qua gli dà consigli il Silvan. Suspense. 403. Mamma mia. Un coniglio di cioccolato. Miracolo. Brava. Bello. Mati. Tocca a Luca. Attenzione. Aggressive rock and roll. Olè. Quella è pazzesca sta roba. Dai, che illusione è? È un'illusione pazzesca. Che figo. Assurdo. Boom. Bellissimo. Bellissimo. Sta roba la fa paura. No, comunque è pazzesco. Cioè è un'immagine però assurda. È assurdo. È assurdo. E ora è squartato. Tocca a Lollins. Tocca la Silvietta che fa un miracolo, raga. Gliel'abbiamo insegnato noi, era nella nostra categoria close up. Yes. E via. La booster. La booster, no, sono booster questi giochi. 1000 euro. Quella è. Vi chiedo di girare le carte di dosso e cominciare a mescolarle. Beh, questo è un miracolo della cartomagia, sì. Ovviamente. È bellissimo. La prima carta e la mettete sotto al vostro sedere. Ora ovviamente questo numero più viene tirato per le lunghe più è bello. Esatto. Peccato che qua lo abbiano tagliato molto. Guardate. Purtroppo. E le mettete in fondo. Ora prendete le prime due carte in cima, le accartocciate. Ora abbiamo la prima carta e le altre due lasciate per terra. Cioè, sì. Qua aveva fatto tipo almeno 8 passaggi. Certo, c'è anche il passaggio dove le carte vanno in mezzo, perché c'è la variabile. Si devono creare caos. Sì, qua potete decidere se metterle sopra, sotto, tagliare dove volete. Tagliare, metterle in mezzo, sotto. Si è staccata la spina. Siamo nell'oscurità, guarda che figo però. E di vedere se la magia è riuscita. Olè. E le carte che hanno mescolato, scartato, tagliato, buttato, volevano, combaciano. Purtroppo qua non si è capito niente. Però comunque è un miracolo. Passerà Hyde che vi farà pescare. Sono io. Una scatola. Sì. Un bigliettino. Ok. Prendete un bigliettino e mettetelo in tasca. Okay, qua erano bigliettini dopo. Tutti casuali. Si poteva far vedere che erano tutti, esatto, casuali. Tutti bigliettini casuali. L'ha anche fatto vedere, Raul aveva, qui Raul aveva preso dei biglietti e aveva fatto vedere che erano diversi. Esatto. L'ha tagliato, ma vabbè. Voglio provare a fare qualcosa che... Tra l'altro questo effetto è molto difficile e Hyde gliel'ha spiegato nel dettaglio perfetto, sì, quindi... È una roba logica molto molto complicata. Sì. Boom. Io la metto qui. Là sotto. Sicuro? Sì, sì. Vabbè. Cioè. Io la metto... qua, se no la faccio vincere. Ok. Olè. E io la vedo metterla lì. Ho vinto io. Pari. Hai vinto tu all'inizio. Attenzione miracolo, raga, Dire ad alta voce che simbolo c'era scritto. Per favore. Hanno un sassofono, un UFO e un'ape. Il primo simbolo, un'ape. Lei un UFO e l'ultimo un sassofono. State 255.168 combinazioni possibili. Si è ricordata anche il numero, che forte. Signori e signori, guardate. Che hype. Però miracolo.
Nella prima riga dell'albi, nella seconda, lupo nella terza, il sassofono. La magia ha vinto! Miracolo! Miracolo, grande Silvia. Mamma mia, quanto tempo per spiegare tutta la presentazione, tosta. Tutto l'effetto. Questo gioco era tosto dall'inizio alla fine. Madonna. Giustissimo dall'inizio alla fine. Brava Silvia, brava che l'ha imparato. Oh, bravissima, veramente. E ora bisogna decretare il vincitore. Lì. Guardando il loro percorso, sono Daniel e Silvia. Buono. Che è vero. Che è la verità. Attualmente sono ancora d'accordo. Molto di più per tutto. Ma Daniel ha l'arte dentro. Daniel è un artista, secondo me. Attenzione, sfoggio perle. Ora attenzione, perché qua Raul dice grande Silvan. È vero, è vero. Attenzione. Però soltanto uno di voi vincerà la bacchetta d'oro. Buono. Intagliata a mano. Consegnarvela. Che brilla. Sarà grande Silvan. Oh, grande Silvan! Daniel. Bravo! Bravo Daniel. Meritato. Vittoria meritata. Cubo di Rubik ha vinto, raga, il cubo di Rubik. Che milioni e milioni di persone siano là ad attenderti per applaudirti. A te. Che la magia abbia inizio. Expecto Patronum. Bello, bello. Cioè, ti dico, hanno un po' tagliato qua, eh. Sì, hanno tagliato un botto di robe. Cioè, il finale è stato figo, ma c'era un botto di roba, magari sua madre che parlava, cosa, sì, hanno tagliato forse per tempi televisivi. Sì, sì, probabilmente così. Però raga, il programma è finito, questo era quanto. Io sono felice di aver fatto parte insieme a Aide, insieme a Sbard, che cosa dai Sbard? Dai Sbard, esci ormai. Su. Questo era l'ultima reaction. Faremo un video che... uscirà un video, bro, tra poco, anzi proprio probabilmente domani, dopodomani, okay, con Daniel, quello che abbiamo registrato 3 mesi fa, prima ancora che uscisse il programma. È vero. No, dove parliamo con lui, e quello sarà figo da, vero, da rivedere. È vero, è vero, è vero, è vero. Poi uscirà un video backstage totale, proprio di tutta quanta l'esperienza, e poi un video dove vi diciamo le nostre considerazioni a caldo di tutta quanta l'esperienza, insomma, tutto del programma, percorso, dello share, di cosa è successo, di cosa non è tutto successo. Ok? E saremo il più onesti possibile, ok? Come sempre. Quindi, come al solito, ringrazio Aide, ringrazio Sbard, e noi ci vediamo al prossimo video. Bella raga. Ciao.